finalmente al suolo nautico e sta iniziando a diluviare. Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo al Salone Nautico di Genova per fare un tour di questa importante e grandissima manifestazione riguardante la nautica. Iniziamo subito. Arrivati al primo padiglione. Arrivati al bacino delle barche. Le prime barche che si incontrano sono dei bellissimi Italia Yacht. Siamo dentro l'Hansa 388, cabina 1, cucina, cabina di coppa, bagno, bagno con doccia, tavolo da carteggio, tavolo ovunque, e adesso la cabina importante è quella di prua, con lampade per leggere, armadi, mensole, bellissimo. Forse la barca più importante che attesa qui al salone, Gran Soleil 72. Stanno anche facendo delle interviste a bordo e non penso che ci faranno salire perché appunto ci stanno facendo interviste sopra e in coda per vedere il Gran Soleil 40. Troppa pioggia, perciò le visite Gran Soleil sono rimandate e abbiamo preso un appuntamento per le 17 sperando che non piova più. Quella qui intanto la ammiriamo da fuori, molto bella. Situazione pioggia, adesso entriamo nel padiglione chiuso perché non fa più vedere niente, sta grandinando tipo. Riccardo Pelone, qui alla Remarina. Fermi tutti, ma chi è Giancarlo Pedote? Giancarlo Pedote è un velista italiano, sicuramente uno tra i velisti più forti al mondo. Gareggia in oceano, ha fatto la Vendée Globe 2020, regata intorno al mondo in solitario, senza scalo e senza assistenza, e si sta preparando al Vendée Globe 2024. Qui la sua prima intervista qui a Genova, allo stand della Raymarine, dentro il padiglione al chiuso. Tutte le classi, mi affascinano tutte, mi piace tantissimo seguire la Coppa America e la Golden Globe. Ho trovato la mia dimensione in una navigazione oceanica in solitario perché permette di essere più disposto per gli sport individuali, per quanto mi piace moltissimo lavorare in gruppo, mi piace lasciarmi rapire, io amo il silenzio. Adesso ho concluso da poco una regata di 48 ore, il trofeo Azimut, dove eravamo in solitario a bordo di un Miglian, un ragazzo che si doveva occupare di documentare tutta la regata. Quando ho tagliato la linea del traguardo, mi sono accorto che credo massimo di averci passato 15 minuti con lui. Anche se non c'entra niente, Moto Gresini, viene a Bastianini, qui al Salone di Genova, pranzo con focaccia ligure e panino alla mortadella, ha finalmente più o meno smesso di piovere, ci facciamo un giro. Saliamo a vedere il 380 e il 410 della Sun Odyssey. Dopo aver visto i Sun Odyssey siamo qui al riparo del tendone perché ha ripreso a piovere forte. Tutti gli RS qui al coperto. Adesso me li guardo per bene. Siamo in mezzanino nel padiglione principale alla ricerca della conferenza stampa di Giancarlo Pedote, che però non si sa ancora dove la fanno per via del meteo, e ne approfitto per fare una piccola critica sull'organizzazione che si sta dimostrando abbastanza scadente. Qua intanto continua a piovere, un po' di meno, e aspettiamo questa conferenza. Nati al teatro all'aperto per sentire Giancarlo Pedote, anche se colpa della pioggia e della disorganizzazione non avranno i microfoni. Alla fine l'intervista si è svolta presso lo stand della Federazione Italiana Vela
e questi qui che vedete sono degli estratti delle storie che ho pubblicato su Instagram, praticamente l'intervista a Giancarlo Pedote integrale. Oltre a Giancarlo Pedote c'erano anche Ruggero Tita, medaglia d'oro a Tokyo 2020 insieme a Caterina Banti, e Davide Tizzano, medaglia d'oro nel canottaggio. Usciti dal salone ci siamo diretti verso il centro di Genova, precisamente al Museo Galata del Mare, dove si è tenuto un incontro di cui adesso vi lascio qualche estratto con Jean Lacam. Relocation, siamo al Museo Galata del Mare, qui in centro, e andremo a vedere, sentire Jean Lacam, Leroy, 5 volte, giro del mondo, Van de Globe, e entriamo che siamo in ritardo. Ils veulent toujours faire des questions et y répondre comme ça les arrange et pas comme la vérité. Allora, è passato qualche giorno e ho speso molto tempo a riflettere su come chiudere questo video, facendo riaffiorare alla mente tutti i disservizi e i problemi visti al salone. Da grande fan della nautica e del salone nautico, questa è stata la mia terza esperienza di salone, sono rimasto deluso da tante cose, tra le tante la mancanza di stand importanti per il salone, tra cui Bolina, per cui ho scritto un racconto uscito nel numero di settembre, e la presenza di un sacco di stand che non c'entravano nulla con la nautica, ad esempio quello dei sanitari, quello della connessione internet e quello della sponsorizzazione delle bellezze della Calabria. Oltre a tutto ciò, la disorganizzazione è stata clamorosa. La pioggia è sembrata un evento surreale e nessuno aveva organizzato un piano B per gli incontri organizzati all'aperto. E pensare che una volta era il salone nautico più importante d'Europa. Per fortuna la mia esperienza al salone è stata salvata dall'incontro con Giancarlo Pedote, il mio velista preferito, e successivamente dall'evento organizzato la sera, quello con Jean Lacam, al Museo Galata del Mare. Quindi ragazzi, per questo video era tutto, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessun nuovo video. Ciao a tutti!